that going? One credit and start to play. GameSurf vi presenta una nuova puntata del suo riassunto settimanale, che in una manciata di minuti vi racconta dei titoli più importanti trattati negli ultimi giorni. Diverse sono le recensioni di spessore di questa settimana. Abbiamo analizzato la versione PC di Wolfenstein The New Order, decisamente migliore tecnicamente rispetto alla controparte console ed identica in tutto il resto. Il titolo Machine Games si conferma un piacevole tuffo nel passato, non privo di difetti ed aggravato da troppi bug. Il nostro voto è 7. Facciamo un salto su PS Vita, dove abbiamo potuto giocare a Soul Sacrifice Delta, che riprende l'ottimo lavoro rilasciato un anno fa e lo migliora sotto il profilo del gameplay, introducendo nuove varianti e nuove missioni. Indubbiamente un'esperienza più vasta e completa per i nuovi arrivati, meno interessante per quanti avessero già giocato l'originale. Voto 8,5. Passiamo ora al titolo più atteso degli ultimi mesi, Watch Dogs. Il prodotto Ubisoft intriga e rapisce letteralmente il giocatore. Aiden è un personaggio costruito su diverse scale di grigi che si lascia scoprire con la giusta lentezza. Una longevità di tutto rispetto ed un online solido e ben integrato solidificano ulteriormente questa sensazione. Purtroppo sulla lunga distanza la ripetitività potrebbe venire a galla, ma nel complesso ci troviamo davanti ad una delle esperienze più intriganti di questa nuova generazione. 8,5. Lasciamo da parte il blockbuster Ubisoft per dedicarci ad un'avventura grafica vecchio stile, Memento Mori 2, un prodotto purtroppo non molto longevo, bello da vedere ma poco interessante sotto quasi ogni aspetto. Il nostro voto è 6. Il nuovo lavoro dai creatori di Bastion è finalmente arrivato su PlayStation 4 e PC. Transistor è un gioiellino artistico. Le meccaniche da action RPG sono ben realizzate, con scontri sempre avvincenti e tattici. Peccato per alcune idee poco approfondite e per la bassa longevità. Il titolo Supergiant Games è ad ogni modo un videogame degno di nota e consigliato caldamente a tutti. Il nostro voto è 8,5. Chiudiamo la rassegna delle recensioni con The Wolf Among Us in Sheep's Clothing, nuovo capitolo dell'avventura Telltale Games. Proprio come i suoi predecessori, arriva sul mercato digitale con diversi alti e bassi. Un ritmo lento e dei personaggi che non riescono ad evolversi più di tanto vengono salvati in calcio d'angolo da un copione interessante. Solo la chiusura di stagione potrà siglare o meno il successo di questo nuovo esperimento Telltale. Per ora siamo convinti solo in parte. 7,5. Questa settimana abbiamo avuto modo di provare con mano anche due giochi di sicuro interesse. Il primo è Grid Autosport, nuovo titolo di corse Codemasters. L'esperienza al volante è esaltante, non simulativa ma profonda e soprattutto personalizzabile sin nei minimi dettagli. Grande varietà e speriamo anche quantità di contenuti dovrebbero fare di Grid Autosport un titolo da non perdere. Il secondo prodotto è di tutt'altro genere, ovvero The Evil Within. Il gioco offre agli amanti dei survival horror un'esperienza che in alcuni tratti ha il tipico gusto retro dei prodotti di un tempo. Anche per via di un nome come quello di Mikami in cabina di regia, The Evil Within è da tenere assolutamente d'occhio. Per entrambi i giochi, sulle pagine di GameSurf trovate anche un'anteprima video, realizzate con gameplay inedito. A GameSurf è anche cinema, e questa settimana è stata decisamente proficua sotto questo aspetto. Abbiamo infatti visto in anteprima Maleficent, film Disney con protagonista una splendida Angelina Jolie e che si è purtroppo rivelato un po' deludente. Al contrario di Edge of Tomorrow, film di fantascienza con protagonista un Tom Cruise in ottima forma, diretto con grande abilità dal regista di The Bourne Identity, una pellicola che consigliamo caldamente. Su GameSurf trovate poi notizie aggiornate quotidianamente, dirette video in cui la redazione vi parla degli argomenti del momento e molto altro. Continuate a seguirci.